amici di Radio Lombardia Live Social, non so se l'ho detto bene, Radio Lombardia Live Social, ci avete sentito bene, perché è arrivato il momento di parlare di arte, però un'arte tutta fatta in vacanza, con Erika Balduzzi e Martin Cambriglia. Ragazzi, buonasera, ben arrivati. Buonasera. Grazie a tutti. Allora, loro sono due professionisti che, così, di primo acchito operano in due campi ben diversi, ovvero il blogger, i viaggi, e l'altro invece la pittura, ovvero Erika è una blogger di viaggi, una blogger turistica, si può dire? Sì. Sì? Diciamo di sì. Mentre invece il nostro Martin è un insegnante di pittura, un pittore, ha un laboratorio di pittura e uno studio qui a Milano, se non erro, anche abbastanza in zona centrale a Milano, e hanno deciso di mettere insieme le loro competenze per fare che cosa, ragazzi? Allora, la nostra idea è stata quella di combinare da un lato la passione per i viaggi, sì, e dall'altro la possibilità di fare un'esperienza nuova, in questo caso un corso di pittura. Ci siamo guardati e abbiamo detto, ok, la gente quando va in vacanza fa esperienze nuove. Sì, anzi, abbiamo proprio voglia di fare, esatto, esperienze nuove. Perché magari durante la giornata, durante la settimana uno non ha tempo, non ha voglia. Tante cose. Allora abbiamo pensato di ricalcare un po' il modello degli yoga retreat per proporre questi corsi. Allora Martin, raccontaci un attimino cosa andiamo a dipingere e soprattutto dove. Allora, cosa andiamo a dipingere? Andiamo a dipingere, prendiamo spunto da quello che ci circonda, dalla natura, in questo caso abbiamo scelto mete a ridosso del mare, cioè proprio a bracciata del Mediterraneo, proprio per ricevere soprattutto impressioni, ma ci sarà uno studio molto importante sulla luce, sui paesaggi, sulla natura, sui particolari che troveremo nei nostri viaggi, nelle nostre esplorazioni. Allora, però adesso un po' con te e un po' con Erika voglio andare a vedere, perché io ce l'ho qua al volantino la brochure. Come avete scelto e soprattutto quali avete scelto? Allora, le nostre proposte sono tre, come hai detto giustamente tu. La prima è a Marettimo, è la più selvaggia delle isole Egadi, era chiamata in passato l'isola Sacra, noi ci siamo stati da poco, è un posto meraviglioso, ci siamo proprio innamorati di questo contesto molto selvaggio, metà ottobre. Dopodiché abbiamo fatto due proposte, scendiamo un pochino. Si espatria. E andiamo un pochino più al caldo e andiamo in Grecia. Olè, andiamo in Grecia. In Grecia. Le Cicladi a Sifnos, nella bellissima isola di Sifnos. Sì. E poi Creta. Abbiamo cercato due esperienze che fossero comunque sempre in un paese che noi amiamo, la Grecia. Secondo noi è un paese bellissimo. No, è meraviglioso. Sia come mare, come gente, come scorci, come qualsiasi cosa. C'è un qualcosa di magico, esatto, in Grecia, non lo so. Esatto, è dove è nata un po' la nostra civiltà. È dove è nata la nostra civiltà, la filosofia, esatto, insomma, c'è tanta, sì, arte. Esatto. Che tipo di pittura andiamo ad affrontare allora in queste tre location? Allora, sarà una pittura all'aperto, quindi mi piacerebbe far provare sia bozzetti su carta, molto semplici, quindi proprio per catturare le impressioni su carta dal vivo, e poi ci metteremo proprio coi cavalletti a dipingere con la pittura acrilica e la pittura olio. Faremo un'immagine bellissima comunque. Eh sì, proprio noi andiamo a catturare impressioni e ci mettiamo a servizio proprio della natura con gli strumenti che abbiamo, quindi matite, colori acrilici che asciugano in fretta, quindi nell'arco di un pomeriggio ti porti a casa il quadro, e composizioni anche un po' più elaborate che magari con l'olio riescono a dare quel corpo in più. Allora ragazzi, però a livello di corsi e di pittura c'è anche la parte annuale con te, nel senso che durante l'anno è possibile prendere parte ai tuoi corsi? Durante l'anno sì, io insegno da diversi anni a Cernusco sul Naviglio, sono dei corsi che teniamo alla Filanda di Cernusco, corsi rivolti agli adulti, sono dei corsi serali, quindi per chi lavora durante il giorno si può dedicare la sera alla sua passione una volta a settimana. Allora, tutti i corsi, le informazioni li trovate sul sito hidenplaces.it, poi ci sono le varie sezioni, la sezione dedicata chiaramente a dipingiamo in vacanza, le sezioni dedicate ai corsi di Martin, quelli annuali, e poi chiaramente quelli di cui parlavamo prima del progetto dipingiamo in vacanza. 338 89 19 270 è il numero di telefono a cui accennava prima la nostra Erika, prendete appunti, segnatevelo e mandate mail per informazioni sia sul dipingiamo in vacanza sia su tutti i corsi a info@martincambriglia.com oppure info@hidenplaces.it, la pagina Facebook da seguire assolutamente per avere informazioni e rimanere aggiornati sul progetto dipingiamo in vacanza e chiaramente dipingiamo in vacanza. Ragazzi, grazie per essere stati grazie con noi. Grazie a voi. Mandate un saluto a chi volete.
a tutti i nostri potenziali iscritti ai corsi. Esatto, vi aspettiamo in vacanza. I posti sono belli, li abbiamo già testati, quindi andate sul sicuro. Perfetto, ci vediamo tra le Egadi e la Grecia. A posto. Ottimo. Radio Lombardia Live Social vi ha fatto fare un piccolo viaggio tra pittura e soprattutto natura. Torniamo tra poco per un'altra bellissima storia. Live Social, non ci fermiamo mai.